È una prima mossa, devo dire, interessante, cioè per la prima volta comunque viene preso in considerazione quello che noi diciamo da tempo, e avendo lo Stato la possibilità e il governo di poter destinare delle risorse, no? Il Comune di Napoli non ha risorse, allora certe volte facciamo avanti di indirizzo politico, amministrativo, ma poi ci scontriamo con la carenza delle risorse economiche. Il governo invece può scegliere se finanziare acquisto di armi o piuttosto aiutare i poveri, se salvare le banche venete o piuttosto aiutare gli enti locali. In questo caso penso che sia un primo segnale, seppur ancora insufficiente, però che va nella direzione comunque di un'attenzione nei confronti delle fasce deboli del nostro paese. Però non ci siamo ancora. Settembre è un mese decisivo nei rapporti tra i territori e il governo centrale. Noi ci aspettiamo risposte forti nella direzione del sostegno agli enti locali che sono impegnati quotidianamente a fronteggiare le azioni criminali come quelli dell'incendio di Scampia, per finire alle povertà, alle politiche sociali, ai servizi, ai trasporti e alle infrastrutture. Quindi c'è bisogno di un'attenzione diversa e i segnali possono essere anche positivi, quelli che abbiamo intercettato nelle scorse settimane. Vediamo se nel mese di settembre, in vista della legge di stabilità, la legge di bilancio, ci saranno ulteriori segnali concreti. Noi ce lo auguriamo fortemente.